Ciao a tutti ragazzi, sono Naiven, bentornati sul mio canale, eccoci qua con un nuovo video di Remnant 2. Nello scorso episodio eravamo arrivati, no, ci eravamo addentrati più che altro nella terra dei Root, in questo nuovo mondo, l'ultimo mondo, in cui dovremo estirpare la piaga dei Root dall'interno. E siamo arrivati a questo punto che ad occhio potrebbe pure essere la fine, cioè nel senso potrebbe, no? Che dite? E tra l'altro io non gioco da diversi giorni e questo è molto male. Questo è molto male. Questo non è molto buono. Perché cazzo, qua ha tutta l'aria di esserci qualcuno di troppo forte, quindi non, insomma, sono un po' fuori forma, diciamo. Vabbè, comunque. Prima di iniziare, in ogni caso, abbiamo 4 punti, quindi maneggevolezza. Ho visto, queste sono quelle nuove che abbiamo trovato. Riduce dispersione rinculo, che questo almeno un paio credo che li prendo. E aumenta la velocità di movimento ambientale, quindi scavalcare, salire le scale, guardare, eccetera, eccetera. Ah, questo, anche sti cazzi, sinceramente. Prenderei sicuramente due di questi. Magari riduzione danni subiti, un altro ce lo buttiamo. E magari una rigenerazione resistenza, dai, ci può stare, ci può stare. Io però adesso potrei voler passare a potenziare le armi. Vabbè, dai, faccio un salto, non ve lo faccio vedere a meno che non ci sia qualcosa di figo, che ne so. Boh, ci vediamo fra un attimo. Allora, signori, qualcosina da farvi vedere c'è, ovvero questo. Scaglio una lancia che si conficca al contatto, infliggono 125 sul colpo. Ok, una lancia che poi esplode, quindi. Ok. Questo tutto sommato è carino. Infetta l'arma con un malware per 30 secondi facendo in modo che i colpi applichino frammentato. Quando il nemico frammentato muore crea un glitch che dura 15 secondi. Raccogliere un glitch aumenta tutti i danni. Ah! Distruggere un glitch provoca una destabilizzazione che genera una pozza di virus di 5 metri che infligge 25 danni al secondo e applica dei buff frammentati ai nemici al suo interno. Se riesci a fare il circolo vizioso è figo. Però, raga, sinceramente io resto con questi. Poi magari me li provo, tutti successivamente. Magari vi porto qualche video, non lo so, vediamo. Quindi, signori, eccoci tornati. Come avete visto, vi ho fatto vedere qualche mod arma figa che c'è, che prima o poi proveremo. E poi niente di particolare. Ho potenziato di 3 livelli, mi pare questo, e di 2 l'enigma, mi pare. Oppela. Che dovremmo usare le cattive. Aspetta! Non funzionerà! Anomalia, fatti da parte. Ce l'hai fatta! Siamo qui! È la nostra unica chance. Se fermiamo i Root qui, è fatta. Per sempre. La corruzione è sradicata. Posso distruggere lo scudo, ma ci vorranno tutte le mie energie. Sarò impotente. D'accordo. Una volta fatto, non si potrà più tornare indietro. O vinci, o... Dillo. O è la fine di tutto. Anomalia. La tua probabilità di successo è maggiore di zero. Stavo cercando di rassicurarti. Sì, grazie. Molto confortante. Forza, diamoci da fare. Ci sei?
Penso io. Devi sbrigarti. Ehi, viandante. Fateli a pezzi per me. Attenzione, scena fica. Ci sta. Carina, dai. Andiamo. Partiamo benissimo. Cristo santo. Vabbè, ok. E questa è la prima. Servono altre munizioni. Questo è il no? Me lo dici ora? Speravo che non saremmo arrivati a questo punto. A quale punto? Ehi! Ehi! Ci deve essere. Cosa ci facciamo qui se non c'è verso? Restano solo due conseguenze. La corruzione consuma tutto. Oppure... Custode! Che succede? Perché si sta rialzando? La corruzione è inviolata. Il contenimento non è più un'opzione possibile. L'unica conseguenza è... l'annientamento. Per eliminare la corruzione, il sistema deve essere ripristinato. Ok. Che cazzo vuol dire? Significa spazzare via tutto.
ricominciare da capo. Come di nuovo? Pensavo che stessimo cercando di impedirlo, no? Non abbiamo scelta. I Root distruggeranno tutto per l'eternità. Questo è inaspettato. Sono riluttante ad eseguire. No, custode, c'è un altro modo. Sì, ma io non ho più munizioni! Ma vaffanculo, ma che è sta cosa, bro? Neanche così, vero? Ecco il cazzo. Ma io come Cristo faccio, ragazzi? Ok, ma bro, cioè, non ho capito. Ma Clementine fa? No, c'è un altro modo. E però ha chiuso tipo tutto in quel cristallo. Che cazzo di modo è? Non ho capito, sono perplesso. Qualcuno me lo spieghi, per favore. Comunque, come avete visto, alla fine non aveva munizioni. Tra l'altro, la prima parte della boss fight ormai ce l'avevo abbastanza in mano. Nell'ultimo tentativo ho preso un colpo, però infatti ho fatto diversi tentativi senza prendere colpi, la prima parte era easy. La seconda, sinceramente, dovrei studiarmela bene, come avete visto è stato un po' un disastro la seconda parte, però non riuscivo a capire esattamente il tutto. Cioè, l'attacco con la spada, anche sì, più o meno, però poi le radici che uscivano, quelle cose là, non lo so, dovrei studiarmela bene. In ogni caso, figo. Non so se ci avete fatto caso, sono anche andato a prendere due cariche di reliquia, sono andato a comprarle, con due simulacri, tra l'altro ne avevamo tre, quindi due li ho fatti fuori, cazzo, vabbè. E niente, ok, ma questi titoli di coda? Remnant 2, si gode. Sì, 26 ore di gioco, ci sta. Quindi, vabbè, sicuramente potremmo rientrare.
Ok, 15 è 15. Quindi eccoci al World, come non fosse successo niente. Però io credo che non abbiamo più missioni. Infatti non abbiamo più missioni. Ok, quindi, che dire? Questo episodio probabilmente per voi sarà parecchio corto, perché avevo ipotizzato che potesse essere il dungeon finale, cioè il dungeon finale, la boss fight finale, a vederla ad occhio. Però effettivamente pensavo ci fosse un po' più di contenuto, ecco. Oh no! Ho premuto con la nocca, facendo gesti, il tasto del mouse per il cuore. Va bene, ok. Sì, appunto, mi dispiace che possa essere più corto, però io non sapevo esattamente quanto mancasse. Però vabbè, c'è un po' di cutscene, comunque, ce può sta, dai, per questo episodio io vi abbandono. Ci sta, dai, ci sta, ci può stare. Posso? Me lo concedete? Dai, spero che possa esservi piaciuto. Questa è la fine della storia principale. Io sinceramente non so cosa farò adesso, o meglio, una cosa che sicuramente voglio fare è tornare, vabbè, mo non possiamo, tornare a Lozom per uccidere a questa volta, se non sbaglio, avevamo ucciso quello beatifico, quindi adesso ucciderò quello malefico e parlerò con quello beatifico, perché sì, perché poi vi faccio vedere pure un'altra cosa, eccetera, eccetera. Quello sicuro lo farò. Non so cos'altro, sinceramente. Magari vi faccio qualche guida sui boss. Potrebbe essere, non lo so, non ne ho idea. Vedrò. Magari fatemi sapere qua sotto se vi piacerebbe vedere qualcosa di particolare, qualcosa che vi serve. Io sono, insomma, aperto a nuove possibilità. No, beh, se vi serve qualcosa e ci sta a farlo, riesco a farlo, ok, volentieri. Niente, io vi saluto e vi ringrazio. Appunto, se il video vi è piaciuto, vi invito a lasciare un like e un commentino per sostenere il canale e aiutarmi con l'algoritmo. Poi mi raccomando, iscrivetevi, campanellina, condivisione e tutto quanto. Io vi saluto e vi ringrazio, ci vediamo al prossimo video. Love you.